ragazzi e ciao ragazze, bentornati sul canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, cliccate sul tasto iscriviti e se non volete perdervi nessun video, cliccate anche sulla campanella, così attivate le notifiche e ogni volta che io carico un nuovo video vi arriva un messaggio. Ma veniamo a quello che è il tema principale di questo video, perché oggi finalmente appunto torniamo a parlare di beauty e di cosmesi, e oggi in particolar modo parliamo di prodotti, no, prodotti bocciati, e sarò molto cattiva. No, scherzi a parte, sapete che io non sono una persona cattiva, però voglio parlarvi di alcuni prodotti con i quali io non mi sono trovata assolutamente bene. Ovviamente sono considerazioni mie personali, non è detto che se con un prodotto io non mi sono trovata bene, non vi dobbiate trovare per forza bene anche voi. Però può capitare che magari se abbiamo la stessa tipologia di pelle, la stessa tipologia di capelli, più o meno questo prodotto potrebbe appunto non soddisfare anche le vostre esigenze. Cominciamo subito con i prodotti per i capelli, e mi duole dirlo, ho veramente tantissimi prodotti da bocciare. Sapete che io ci tengo molto alla cura dei capelli e di conseguenza provo veramente tantissimi prodotti. La cosa che mi dispiace è che la maggior parte di questi, se non quasi tutti, adesso non ricordo, sono dei prodotti bio, quindi mi dispiace perché io punto molto sull'utilizzo dei prodotti bio per quanto riguarda la cura dei capelli, quindi dover bocciare questi prodotti qui veramente mi dispiace tanto. Direi di cominciare subito con questo prodotto qui che io ho acquistato su Amazon un po' di tempo fa, ormai un annetto fa, è questo Coconut Co-Wash, e quindi all'interno appunto di questo barattolo, di questo brand che si chiama As I Am, c'è questa crema qui che serve per fare il co-wash, quindi quando non volete lavare, adesso cercherò di non farla ribaltare, comunque vedete è abbastanza cremosa, ha la consistenza di un balsamo, però è un pochettino più densa, un pochettino più appiccicosa. E questo prodotto qui l'avevo trovato appunto l'anno scorso cercando su Amazon i prodotti di She Moisture, e pensavo fosse bene o male formulato sulla stessa riga dei prodotti appunto di She Moisture. E è un cleansing cream conditioner, quindi lo utilizzate quando volete lavare i vostri capelli in maniera profonda ma senza aggredirli tra virgolette con i tensioattivi dello shampoo, quindi deterge in maniera più delicata i vostri capelli lasciandoli molto morbidi, lasciandoli molto lucidi. Il co-wash diciamo è più delicato appunto rispetto allo shampoo. Io purtroppo non mi sono trovata bene con questo prodotto, ma qui devo ammetterlo, forse ho peccato io un pochettino di superficialità o di distrazione, perché non essendo appunto un prodotto bio con una certificazione Ecobio, risulta un pochino aggressivo per la mia cute, nonostante all'interno ci siano l'olio di cocco piuttosto che l'olio di ricino e piuttosto che anche altri prodotti che aiutano tantissimo ad idratare e a trattare in maniera delicata la cute e i capelli. Questo prodotto qui appunto mi creava forfora, la forfora secca è uno dei miei problemi più grandi, e mi sono resa conto di avere una cute molto delicata, quindi la maggior parte dei prodotti da supermercato o di prodotti non eco bio provoca questa reazione sul mio cuoio capelluto, e questo prodotto l'ho utilizzato solamente due volte e dopo aver visto appunto questo effetto ho deciso assolutamente di accantonarlo e di cestinarlo, e ahimè mi tocca addirittura buttarlo perché ormai l'ho aperto da talmente tanto tempo che non è neanche più buono. Secondo prodotto di cui vi parlo è una combo di prodotti, e anche qui mi dispiace davvero tanto perché sembravano molto promettenti. Ne avevo sentito parlare anche abbastanza bene di questo marchio, che è un marchio italiano e che io ho trovato da Tigotà, e sto parlando di questi due prodotti qui della Bioteca Italiana. Voi sapete che a me piace molto andare da Tigotà perché spesso si trovano dei prodotti molto validi, anche lì dei prodotti bio con anche dei buoni prezzi. Questi due però purtroppo li devo bocciare. Allora, per quanto riguarda la profumazione è al cocco e alla macadamia, e sono appunto due prodotti indicati per i capelli secchi, quindi i miei capelli essendo ricci tendenzialmente sono secchi. Da quando utilizzo solo prodotti bio e da quando li lascio ricci, cioè non li liscio più, se vi seguite da un po' di anni avete visto che io fino all'anno scorso li lisciavo sempre, sia quando li avevo molto lunghi che quando li avevo molto corti. Da un anno a questa parte li sto lasciando ricci e il mio capello è migliorato notevolmente, quindi grazie all'utilizzo dei prodotti bio e senza stressarli con la spazzola e con il phon, ovviamente il mio capello
diciamo rinato. Questi due prodotti qui però, pur avendoli pagati veramente poco e avendo una buonissima profumazione di cocco, che a me piace molto, non è però una profumazione troppo forte, sgradevole, nauseabonda. Questi due prodotti qui, ahimè, anche questi mi creano forfora e prurito in testa. Ho provato ad utilizzarne poco prodotto, in particolar modo è lo shampoo appunto che mi crea prurito e forfora in testa, perché il balsamo lo metto solamente da metà lunghezza in giù. Però appunto non posso permettermi di avere una cute desquamata, perché la forfora appunto va a ostruire i bulbi, quindi il capello dopo rimane, diciamo, atrofizzato, cade, rimane ancora più secco. Quindi mi dispiace, anche se questo ha la certificazione ICEA, purtroppo per il mio tipo di capello, per il mio tipo di cute, è un po' troppo aggressivo. Altri prodotti che devo bocciare, e anche questi si trovano da Tigotà, da Acqua e Sapone, ma si trovano anche nella maggior parte dei supermercati, sono due shampoo della Omia. Allora, io già in passato avevo provato ad utilizzare questi prodotti qua senza ottenere dei grandissimi risultati, non ero molto soddisfatta. La consistenza di questi shampoo qui è una consistenza particolare, diversa rispetto alla maggior parte degli altri shampoo che si possono trovare, perché ha un physio shampoo, quindi ha questa consistenza che sembra un po' oleosa ma non è oleosa, e io li trovo troppo pesanti per i miei capelli. Io ho provato a utilizzare questo all'olio di macadamia, infatti vedete che comunque un pochettino di prodotto è andato via, e ho provato ad utilizzare anche questo qui ai semi di lino, veramente pochissimo. Questo qui ai semi di lino serve per fortificare i capelli, per lucidarli, per renderli più lucidi. Infatti i semi di lino fanno veramente benissimo ai capelli, e quindi ero fiduciosa, ho voluto provarlo. Questo qui all'olio di macadamia invece è appunto indicato per ottenere dei capelli luminosi, ma allo stesso tempo svolge anche un'azione nutriente. Purtroppo io non riesco ad utilizzarli perché hanno questa consistenza così particolare e il mio capello rimane appesantito, rimane un po' avvizzito, non è morbido, fluente, non è lucido. Infatti mi dispiace tanto doverli bocciare. Spesso sento parlare bene di questi shampoo, tanto altre volte ne sento parlare male, quindi insomma si rimane sempre un pochettino a un 50-50 per quanto riguarda il giudizio di questi prodotti. Proverò a dargli un'ultima possibilità diluendoli, perché se mi ricordo bene non li ho mai provati a diluire, oppure proverò a mettere all'interno un pochettino di cheratina oppure un po' di pantenolo, insomma qualcosa che possa aiutare questo prodotto a rendere i miei capelli un pochettino più morbidi. Non vi spaventate dalla quantità di shampoo che vi mostro, perché come vi ho detto prima io sono una fanatica dei prodotti per i capelli e purtroppo sono portata ad acquistarne tanti, ma fondamentalmente ne acquisto tanti perché non riesco mai a trovare il prodotto con la P maiuscola, quello perfetto. Ahimè, devo bocciare infatti altri due shampoo nei miei vari tentativi, nelle mie varie ricerche appunto di uno shampoo che non mi aggredisse troppo il cuoio capelluto, quindi non me lo seccasse troppo, che pulisse bene capelli, che li lasciasse morbidi, che li rinforzasse, che fosse appunto anche, che lasciasse i capelli lucenti. Ho veramente provato di tutto, ho preso anche questo prodotto qui di questo marchio che io non conoscevo e si chiama Alma Briosa ed è un fito shampoo al mastice di Chio, e come c'è scritto sulla confezione è uno shampoo per cute desquamata o con forfora secca. Pensavo di aver trovato il prodotto che potesse risolvere tutti i miei problemi, perché badate bene, chi soffre di desquamazione del cuoio capelluto e soffre di forfora secca fa fatica a trovare un prodotto che lo aiuti ad eliminare la forfora, perché la maggior parte dei prodotti che ci sono in vendita per la forfora sono dei prodotti indicati per la forfora grassa, quindi hanno una composizione abbastanza aggressiva perché devono seccare il grasso, l'unto tipico appunto dei capelli grassi. Chi invece soffre appunto di desquamazione del cuoio capelluto ha già una base secca, quindi utilizzando dei prodotti per la forfora va ad aggravare la situazione. Quindi non è facile trovare dei prodotti che trattino la cute secca, la cute desquamata. E quando ho trovato questo qui, che l'ho comprato da Sorgente Natura, pensavo di aver fatto bingo, di aver risolto finalmente il mio problema. Invece no, ragazze, anche questo non mi aiuta a rimuovere la forfora. Anche questo ho provato ad utilizzarlo diluito, non ho visto nessun miglioramento, e quindi per non peggiorare la situazione ho deciso di accantonarlo. In questo periodo ho trovato finalmente una combo
combo di prodotti che mi stanno piacendo molto sui miei capelli. Non ve ne parlo adesso, ve ne parlerò in un altro video e quindi sto continuando ad utilizzare quei prodotti perché mi trovo bene. Questo qui però mi dispiace averlo accantonato così, proverò a dargli un'altra possibilità e se vedrò che anche appunto questa seconda volta non funziona sui miei capelli sarò costretta a doverlo regalare magari a qualcuno. Ci siamo quasi ragazze, resistete, rimanete ancora lì davanti allo schermo. L'ultimo prodotto che boccio e mi dispiace veramente tantissimo perché ho letto tantissime recensioni super positive su questo prodotto è questo shampoo ayurvedico dell'HD all'Amla. Allora l'Amla ormai la conosciamo tutti, io ve ne ho già parlato diverse volte qui sul canale in altri video, è una polvere indiana che ha un portento perché ha delle proprietà curative benefiche sui capelli pazzesche, combatte la caduta dei capelli, rende i capelli molto più forti, promuove e stimola la crescita di nuovi capelli eccetera eccetera. Questo shampoo qui avevo letto veramente grandi cose sia per quanto riguarda la forfora perché lascia il cuoio capelluto pulito in profondità senza aggredire e allo stesso tempo appunto contenendo amla ma contenendo anche brami e altre appunto erbettine aiutava a rinforzare i capelli, quindi ho detto perché no, proviamolo, se mi aiuta a rendere i miei capelli più forti e allo stesso tempo anche ad eliminare il problema della forfora ne sono contenta. Tra l'altro non costa poco perché mi pare di averlo pagato sui 12 o sui 14 euro, adesso non mi ricordo, però anche questo prodotto qui per quanto riguarda la forfora che era la mia prima esigenza, appunto il mio primo problema da risolvere, non mi ha aiutato, quindi l'ho dovuto accantonare. Ho provato ad utilizzare anche questo diluito ma l'effetto era sempre lo stesso. Questo però sono decisa a dargli una seconda possibilità perché mi dispiace troppo, non ci posso credere che su di me non funzioni, ma soprattutto ho letto talmente tante recensioni super positive di questo prodotto che non posso credere che non faccia anche al caso mio. Passiamo adesso ad un prodotto per il corpo e vi voglio sconsigliare assolutamente questo scrub viso corpo della Botanica, che è un marchio che non ha la certificazione ICEA, però ha questo marchio qui, attivi di origine biologica. È un marchio che si trova all'interno di un discount MD, mi ricordo che costava pochissimo, adesso devo essere sincera, mi pare di averlo da 2 anni, per fortuna il prodotto è rimasto inalterato, quindi non ha fatto la muffa, non è andato a male assolutamente, ed è appunto questo scrub viso e corpo con il bio estratto di salice e di zenzero. Pensavo potesse essere un ottimo prodotto con un costo basso, giusto? Alla fine ragazzi, uno scrub per il corpo e per il viso, ma quanto può costare? Cioè, per l'azione che deve fare, per il prodotto in sé, cioè è assurdo spendere tantissimi soldi per uno scrub, alla fine deve un po' scrubbare, deve rimuovere le cellule morte del corpo, non è che debba fare i miracoli, però con questo prodotto qui non mi sono trovata bene, non mi è piaciuta la composizione che è un po' troppo gelosa, fa troppo schiumone sul corpo, i granuli, boh, non lo so, non mi piace, sono un pochettino troppo duri, insomma non mi sono trovata bene. È vero che costa poco, però io ho fatto veramente tantissima fatica a terminarlo, tante volte ero lì per volerlo buttare e poi ho detto no, anche se costa poco ci ho speso lo stesso dei soldi, quindi adesso lo finisco di utilizzare, porto pazienza, non mi soddisferà il risultato finale però lo finisco e infatti finalmente sono riuscita a finirlo, però appunto questo qui non ve lo consiglio. Ora passiamo a dei prodotti che veramente mi dispiace tantissimo dover bocciare, ve ne ho parlato più e più volte qui nel corso appunto degli anni, ho fatto diversi video riguardo a questo brand, mi ci sono sempre trovata bene, però ormai sono arrivata ad un punto di rottura. Allora, il brand di cui sto parlando è Alpha H, ve ne ho parlato tantissime volte, sono dei prodotti secondo me molto validi e io adesso per farvi capire al volo di cosa sto parlando, sono questi prodotti qui che hanno questo packaging così bianco con la scritta Alpha H, ve ne ho parlato diverse volte, io li ho sempre acquistati su QVC ma ho visto che ci sono anche su ASOS mi pare, su Cult Beauty, è un marchio molto conosciuto e non costano neanche poco i prodotti. Purtroppo io ho riscontrato un problema con l'utilizzo di questi prodotti qui perché mi creavano tantissimi brufoletti sotto pelle. Ho fatto più e più volte delle prove per accertarmi che fossero effettivamente questi prodotti e non magari altri prodotti che io stessi utilizzando nello stesso periodo e ahimè ho dovuto constatare che sono proprio questi qua, perché quando li utilizzavo avevo sempre appunto la pelle soprattutto qua guardando in controluce un sacco di piccoli brufolettini come se fosse un piccolo
piccolo sfogo. Quando smettevo di utilizzarli non li avevo più, quindi sono giunta alla conclusione che fossero proprio questi prodotti qua. Mi dispiace perché in particolar modo le vitamine mi piacevano, mi piaceva moltissimo l'effetto che facevano sul mio viso, questo effetto di luce naturale, questo effetto di pelle proprio giovane, rimpolpata. Tantissime volte amiche, colleghe, parenti mi chiedevano: mamma mia, che bella pelle che hai, che prodotti utilizzi, come fai ad avere la pelle così luminosa? E io appunto non facevo altro che parlare bene di questi prodotti. Però se devo avere sempre un sacco di brufolini sulla pelle, questi sfoghi qua, no, sinceramente no. Ci saranno tanti altri prodotti validi che magari ancora non conosco e che dovrò provare, anzi se voi ne conoscete appunto scrivetemi giù nei commenti, così magari vado a dare un'occhiata. Però questi prodotti qui non posso più continuare ad utilizzarli. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, sapevo che stavate per perdere le speranze. L'ultimo prodotto bocciato è un prodotto per il make up ed è questo mascara qua di Yves Saint Laurent, che costa un botto di soldi. Qui sarò veramente schietta, sincera, 32 euro se mi ricordo bene per un mascara del genere non ne vale assolutamente la pena. Da Yves Saint Laurent io mi aspetto qualcosa di più, 32 euro di prodotto per un mascara per quanto mi riguarda sono veramente una follia. Che sia chiaro, io non compro sempre mascara con dei prezzi così alti, assolutamente, però una volta mi sono voluta togliere lo sfizio, non ricordo se avevo il 20% di sconto, se mi fosse stata regalata una tessera da Sephora, quindi ne ho approfittato. Mi ricordo che di sicuro l'ho pagato con un po' di sconto, perché altrimenti 32 euro così proprio sull'unghia di mascara molto probabilmente non li avrei spesi. Sono rimasta molto delusa perché di questo prodotto ne avevo sentito parlare benissimo, l'effetto doveva essere quello di ciglia super voluminose, di questo nero intenso, questo proprio effetto shock. E ragazze, io l'unica cosa che ho potuto notare è stato tantissimi grumi sulle ciglia e un prodotto che dopo neanche un mese che l'avevo aperto e l'avevo cominciato ad utilizzare è diventato secchissimo, ma secco 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 da morire. Quindi assolutamente no, non ci siamo, bocciato. Non è un prodotto uscito recentemente, però l'ho utilizzato per un po' di tempo, ho voluto prendermi il mio tempo appunto per vedere se fosse effettivamente così il prodotto. Ho utilizzato su dopo tanti altri mascara di altri marchi, ho voluto fare un paragone, vedere se anche quelli nel giro di poco si seccassero così velocemente. Assolutamente, questo qui ve lo sconsiglio. Ed eccoci bellezze, siamo arrivati alla fine di questo video sui prodotti bocciati. Spero che abbiate preso qualche appunto e spero che non vi sia capitato di utilizzare anche voi uno di questi prodotti che vi ho mostrato e di esservi trovate male, perché parliamoci chiaramente, quando i prodotti non ci vengono inviati da aziende ma li paghiamo noi, cosa che a me succede veramente spessissimo perché raramente mi contattano delle aziende per inviarmi i loro prodotti, scoccia veramente tanto, perché i soldini sono veramente sempre pochi e quindi si fa veramente fatica, a volte si fanno dei sacrifici per comprare alcuni prodottini che magari costano un pochettino di più e se poi fanno anche poca appunto resa ci rimaniamo veramente male. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo sempre qui con un nuovo video, ciao!